Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del Face Skin Scrubber, questo prodotto comprato su AliExpress. Prima di passare alla recensione però vi chiedo di lasciare un like a questo video se questa recensione vi è stata utile e di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. E adesso sigla! È il prodotto che ho comprato su AliExpress. A guardarlo sicuramente vi sembrerà familiare, perché è un prodotto che ultimamente stiamo vedendo spesso nei video dei centri estetici. Sono stata incuriosita appunto da questo prodotto per il viso e l'ho voluto comprare. Serve praticamente a fare uno scrub al viso, un'esfoliazione, un massaggio, e allo stesso tempo ad eliminare quindi le impurità. Quindi è una sorta di pulizia del viso completa che voi potete andare a fare a casa. Allora, io l'ho comprato e mi è arrivato in questo scatolo di cartone, molto utile per riporlo, confezionato benissimo. Qui c'è appunto la plastica, quella morbida, dentro questo sacchettino e poi il libretto delle istruzioni. Come si usa questo prodotto? È molto molto semplice. Intanto ha questa piastra in metallo che va disinfettata prima e dopo gli utilizzi che andate a fare. Si utilizza con questa parte dei pulsanti verso l'interno, quindi in questo modo, andando a passarlo sulla pelle e facendo una leggera pressione. In questo modo praticamente la piastra andrà a schiacciare quelli che sono appunto tutti i brufoli e i punti neri. Non solo, ovviamente prima di fare il massaggio bisognerà accenderlo, lo si fa tramite questo pulsante principale. Questo funziona senza filo perché ha un filo di ricarica del prodotto. Quindi andiamo a schiacciare il pulsante principale in questo modo e lo attiviamo. Penso che il rumore riuscite a sentirlo. Il prodotto è ultrasonico, quindi quelli che sentite sono appunto ultrasoni. È molto simile all'altro prodotto di AliExpress che vi ho recensito nel precedente video, che serviva per fare la massoterapia, gli ultrasoni e l'elettrostimolazione. Magari poi andate a vedere il video, lo troverete sicuramente appunto nella sezione recensioni. Una volta attivata la prima funzione, qui ci dice clean, quindi pulizia. La pulizia del viso la potete fare con tre intensità: la prima, la seconda e la terza intensità. Quindi si accendono queste tre lineette. Per andare avanti appunto basta cliccare questi tasti destra e sinistra. Oppure possiamo, cliccando andando ancora avanti, possiamo attivare un altro tipo di massaggio. Questa volta, anziché essere continuo come quello di prima, è intermittente. Anche questo ha tre velocità, quindi possiamo attivare le tre lineette. Non so se riuscite a vedere, aspettate che mi metto un po' più vicino. Quindi si attivano le tre lineette, ma anche così non so se riuscite a vederlo. E quindi abbiamo queste tre funzioni appunto di massaggio con tre intensità diverse. Poi abbiamo la funzione nutri, quindi credo sia una funzione appunto per essere nutriente. A questo punto non lo so esattamente, non la uso, perché uso la funzione cleanser e EMS, che sarebbe appunto la funzione relativa sempre agli ultrasuoni. Anche questa funzione nutri ha tre intensità, e poi appunto c'è la funzione EMS, che sarebbe appunto la funzione relativa alla masoterapia, che noi ritroviamo anche in quel prodotto per il corpo che vi ho fatto vedere nel precedente video. Allora, a parte che tutte queste funzioni appunto sono totalmente inutili, credetemi, le ho provate diverse volte, io vi dico di utilizzarlo appunto nella funzione clean, che è questo rumore che sentite adesso. Quindi lo mettete appunto con queste lineette accese e poi lo portate alla sua intensità massima, cioè quella che vedete adesso, quindi queste tre lineette tutte attive. Io lo uso in questo modo, come vedete questa vibra, perché se io ora la tengo sento proprio sulle mani che c'è questa vibrazione.
ed è questa che aiuta praticamente a pulire il viso, a fare questo scrubbing e eliminare i punti neri. Dopodiché, quando ho finito di attuare la pulizia del viso, io poi lo sposto sulla funzione EMS, che è questa qui, la metto al massimo, se riesco, così, con questa intermittenza io vado praticamente a, questo è come lo uso quando faccio la pulizia del viso, lo giro quando metto la crema per il viso e con questa funzione vado a massaggiare la crema per il viso e a fare questo massaggio. E questo mi è costato 20 euro, e io onestamente lo trovo ottimo perché funziona bene. E quando lo utilizzate il viso deve essere rigorosamente bagnato, io addirittura lo uso con un tonico, e dopodiché mi raccomando, è importantissimo, disinfettate questa parte, il prodotto non può andare messo totalmente sotto l'acqua, però questa parte con un po' di acqua ossigenata o un po' di ammucchina va disinfettata sia prima che dopo gli utilizzi, e questa è una cosa molto importante. E io vado ad attuare appunto la pulizia del viso, lo passo sul viso in questo modo, in questa direzione, ovviamente non ve lo faccio vedere in funzione perché fa schifo, e sul naso appunto in questa direzione, nella parte centrale in questa direzione, nella fronte in questa direzione, sul mento verso l'alto in questo modo. E per me funziona benissimo, però vi dico da subito che se avete la pelle delicata tendo a sconsigliarvelo, perché comunque la pelle risulta arrossata dopo che lo utilizzate, e io tra l'altro non ho neanche la pelle sensibile, quindi immagino su una persona che ha la pelle sensibile come si può ridurre il viso, e magari in quel caso cercate di non premere troppo il prodotto, quindi andate semplicemente a massaggiare in questo senso, però senza premere troppo sulla pelle. Io lo premo parecchio perché appunto per fare una buona pulizia del viso lo devo fare, altrimenti non avrebbe senso. E prima ovviamente di utilizzarlo mi faccio 15 minuti di vapore sul viso, per me è direi fondamentale per sciogliere diciamo il primo strato di grasso dalla pelle. Dopodiché, dopo che ho fatto la pulizia del viso, vado a lavarmi il viso con un detergente per eliminare tutte le restanti parti di sebo che sono rimaste, e poi procedo alla mia normale routine, magari preferendo prima fare una maschera per il viso lenitiva o nutriente, di modo da eliminare un pochettino i rossori che ci sono. E io mi sono trovata davvero bene con questo prodotto, ovviamente ha tante funzioni, e se lo comprate vi invito a leggere il foglietto illustrativo, che per me purtroppo è inaccessibile perché appunto è in inglese, e però io vi dico che io l'ho utilizzato nella funzione cleaning per la pulizia del viso, nella funzione EMS per attuare il massaggio, e i risultati ci sono, perché sicuramente è meno aggressivo di una pulizia del viso che solitamente faccio a casa io, e ovviamente procedo a schiacciare i brufoli che trovo. Invece in questo modo appunto mi trovo anche meno segni sul viso, e la pulizia del viso devo dire che mi dura di più, forse perché è fatta anche più in profondità. E mi trovo molto bene con la funzione appunto del massaggio, perché mi permette di assorbire la crema per il viso velocemente, ma allo stesso tempo facendo quel leggero massaggio dovuto agli ultrasuoni trovo appunto che la crema penetri meglio, e quindi sento anche che ha più efficacia sulla pelle. Come risultati relativi appunto a segni dell'invecchiamento non so dirvi, perché come vedete non ho tutte queste rughe, però vi posso dire che la pelle sicuramente l'ho vista più rimpolpata, e non so se magari è solo un'impressione mia, però io ho visto il colorito anche più uniformato, e non so se è dovuto appunto alla microcircolazione che viene appunto stimolata tramite questo massaggio d'ultrasuoni, però vi posso dire che a me ha dato questo effetto, magari sarò solo suggestionata, non lo so. E sicuramente per 20 euro io vi dico che ne vale la pena, quindi assolutamente prendetelo. Il link ve lo farò, ve lo metterò direttamente nell'info box. E, perciò la mia recensione non può che essere
assolutamente positiva e ve lo consiglio, insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo.